Bello ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. Io sono Ori ed oggi siamo qui nel terzo episodio di Pokémon Rosso. Today andremo ad affrontare Misty, andremo a parlare con il mitico Bill, magari ci porta Eevee che potremmo aggiungere alla squadra. Nel caso lasciate un commentino con tutti i nomi da poter dare a Eevee. Niente, proseguiremo verso la prossima città. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito. Eccoci qui ragazzi, allora è successo un patatrac. L'altro giorno quando ho finito di registrare il secondo episodio ho fatto per andare a salvare e ho caricato il dato, quindi ho dovuto rifare tutto da capo. Quindi se vedete che i Pokémon hanno dei livelli diversi è perché un po' li ho livellati ieri un po'. Comunque siamo al punto dell'altra volta, del secondo episodio. Oggi affronteremo Misty finalmente e andremo a parlare con il mitico Bill. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito da Bill. Comunque se non avete notato, ho messo la turbo mod perché così almeno è un po' più veloce, un po' più scorrevole. Questa è una Pokéball. Ernesto trova MT45, che era, non me lo ricordo. Salve, torno adesso dal Monte Luna, ma posso farcela? Non credo, però va bene. No, no, bro, Machop. Mettiamo Fiammif, colpo karate, boh. Ah no, sono mi one shot, no, un ruggito. Ma non si capisce nulla. Bracere, colpo karate, ma mi chiama Machop, fortissimo. Colpo karate, one shot, tanto bruttissimo. Siamo un pesce Geodude. Sì, dai, mettiamo Nidorino, dai. Chissà se puoi imparare Pistolacqua, Nidorino. Per curiosità, proveremo a mettere Incornata, non gli fa una sega, bro. Proveremo a mettergli Pistolacqua. Magari, compensiamo. Anche se in realtà la volevo tenere per Vaporeon, perché adesso che prendiamo Eevee volevo il Pokémon d'acqua, Ma basta con sto riccio il scudo. Ti rotti coglioni, te lo dico. Geoduzzazione. Devo già andare a curare i Pokémon. Pazzesco. Cosa ha detto? Non l'ho letto. Via, andiamo a curare i Pokémon, perché sono già mezzi storditi, non siamo neanche partiti. Salve, benvenuto al centro Pokémon. Certo, cura, benissimo, andiamo, grazie, prego, salve. Bill ha tantissimi Pokémon e alcuni sono rarissimi. Me li prenderò tutti. Questo qui 100-100 è un altro Montanaro, questo qua sotto. Gli allenatori degli allenatori del luogo vengono qui a fare pratica. Bullo. Ah, bullo, ratata. Il nostro Matteo lui implode. Tuono shock. Porca troia. Ma stai scherzando, bro? È paralizzato. Mamma mia, Matteo. Matteo, un demone. Grande, Matteo. Sapete usare Spirov? Non lo cambiamo mai nella vita. Vai, Spirov. Ciao, eh. Addio, Spirov. Bullo. Fantastico, sei in gamba. Grazie. Montanaro. Avventuriero non è Montanaro. Onix. Prenderemo nel culo. Pokémon. Fiammifero. Legatuto. Basta. Basta. Bracere. Non gli fa una sega. Niente gli facciamo. Via, bracere. Addio. Matteo sale a livello 16. Matteo impara attacco. Mamma mia. Ma vi fa sognare sto Matteo. Non sei niente male. Lo so, grazie. MNA, non ho letto che cosa ha detto. Bullo. Bellissimo. Però Slowpoke. Minchia, Slowpoke lo vorrei. Oh, fortissimo. Orca troia, super efficace. Minchia, un demone. Che cazzo gli faccio adesso con questo qua? Madonna. Sto Slowpoke è un drago. Un drago. Il Matteo non ce l'avrebbe mai fatta, lo dico onestamente. Non ho perso la casa. Calma, però hai perso, quindi torniamo indietro, curiamo i poker, però lo vorrei anch'io. Chissà dove si trova, fammi un po' vedere. Pokédex, Slowpoke, zona. Molto bene, non lo prenderemo mai. Quindi già stavo immaginando, Slowpoke, no. Arrivederci, salve. Montanaro, questa è una pupa, 100-100. Ciao, il mio ragazzo è forte, tu? E tu sei forte? Matteo, tua nonda di Matteo. Sì. Ma ci fa sognare sto Matteo, incredibile, signori, incredibile. Sta per usare Nidoran, lo paralizziamo di nuovo. Tua nonda. Stavo già implodendo. A lui non si paralizza. Lui è paralizzato ma non si paralizza. A casa. Ernesto ha battuto pupa. Non ero proprio in forma. Direi proprio di no. Adesso qui come facciamo? Questo è un Montanaro. Quello è un bullo. Sono un tipo giusto. Ho la ragazza. Ah, è la. Ok. Ah no, è un Allen Junior. Madonna, non ci fai niente. Paura nada. Bene, colpa coda. Tua nonda. One shot, Terzana, one shot, bro. Ti implodo. Implodo a ratata. Che brutto, Ekans. Braccio. Come? Minchia, stavo già in. Fulmi sguardo. Via, fuori dal cazzo. Ciao. Accidenti. Adesso la tua ragazza ti lascerà. Io, sentite. Onestamente, io questo qui non me la sento, di battolo. Questo qui è un demon. Però, ragazzi, minchia, io dovrei allenare Pikachu. Dovrei allenare il Matteo. Vabbè, ciao, Lo sapevo che ci saremmo incontrati. Come fai a saperlo? Non ci siamo visti. Non mi hai visto arrivare. Non lo puoi sapere. Basta, sti Ekans. Bro, Rafika. Avvolgi bot. Basta, hai finito di rompere i coglioni, grazie. Ciuffo, cruzare il sandwich. Rafika, turbo sabbia, maledetto. Attacco rapido. Bravissimo, Ciuffo. Bravissimo. Dai, leviamoci anche questa. Il mio amico ha un Pokémon così dolce che invidia. È della Mulino Bianco, bro.
Odish. Odish. Yeah, fuori dal cazzo. Assolutamente. Non iniziamo, eh. Pige, sì. Fiammifero. Pige a livello 13. Come hai fatto a battere tutti gli altri rivali lì? Scusa, eh. Fiammifero, sta per usare Odish. Ah, ah. Ma com'è? Incredibile. Non sono invidiosa. Ho i miei i dubbi. Ho i miei dubbi. Salve Bill. Salve. Giochiamo. Cosa ha detto? Sul video del PC appare teletrasporto. Salve. Ehi tu, sono un Pokémon. No, anzi, chiamami Bill. Sono un autentico Pokémon fanatico. Cos'è quella? Cosa ha detto? No, scherzo. Ho mandato all'aria un esperimento e mi sono mischiato con un Pokémon. Sono un Pokemerda. E ora come facciamo? Non lo so. Aiutami, ti prego. No. No, e dai, aiuta un povero diavolo in difficoltà. Che dici, capo? No, allora se parli così, per favore, ok, benissimo. Ma come se ti ho appena detto di no? Ma come, ok, ma ti ho appena detto di no, bro. Ernesto avvia il separatore cellulare del teletrasporto. Ma bro, ti ho appena detto di no. Evviva, ti devo un favore, grazie infinitamente. Sei qui per vedere la mia collezione di Pokémon? No, che peccato. Ma coppa, fa tutto da solo. Sono in debito con te, ecco la tua ricompensa. Ricevi biglietto nave. Ma scusa, ma non mi dava Vivi? Mi hanno invitato alla festa, ma io la odio. Perché non ci va... Va bene, ma ci doveva dare Eevee, bro. O ce lo dà quando battiamo Misty? Onesto, non me lo ricordo. Quindi adesso andiamo a curarci, prendiamo le pozioni, tutto quello che ci occorre e andiamo ad affrontare Misty. Salve, benvenuto, certo. Grazie, arrivederci. Anche tu un allenatore, eh? Collezionare, lottare. Che vita dura, fai a cagare. Eccoci qua. Questo è una scorciatoia. Questa è una scorciatoia. Chissà se funziona così, vediamo. Ovviamente, ma noi dobbiamo allenare Pikachu, quindi sono il primo in guardia. Ah dai, ma cos'è go? Gollum, bro, è Gollum. Nuotatore vuole lottare. Orsi però bellissimo, eh. Orsi bellissimo. Orsi veramente fighissimo. Bolla. Bolla ci one shot. Mica il problema, ragazzi, sarà dopo con Staryu e Starmie e Schlandler. Sta usando Schlandler, il cugino di Schlandler. Non è Shelder, non è Schlandler. Vabbè, dai. Matteo sarà a livello 17. Nuotatore non può essere. E invece, ritirati, bro. Sono anche troppo forte per te. Allora vediamo, con un Pokémon non puoi fare nulla. Golding, dai, cos'è? Un unicorno uscito male. Uno di quei pesci che trovi, vedi su Google, brutti, mostruosi, super suono. Come fai a battermi con super suono? Grande Matteo, mi hai sconfitto. E beh, vedi tu, minchia, sono fin troppo forte per te. Doveva essere, minchia, il mostro finale, più forte di Misty. E invece, cosa fa? Cos'è successo? Che è andata a prenderlo nel culo. Benissimo, Misty, è la tua ora. Siamo giunti qui, da Biancavilla. E ora, tra la tua fine. Ciao, sei nuovo di queste parti, vedi tu. Gli allenatori professionisti devono avere una strategia per i loro Pokémon. Come ti comporti quando catturi un Pokémon? La mia tattica è un'offensiva totale con Pokémon d'acqua. Me ne frega un cazzo. Staryu fortissimo. Sono shock. Grande Staryu morto, andato via, definitivo. Starmi un bel dito, eh. Starmi un bel dito. Bollaraccio. Ragazzi, minchia, ci distrugge, eh. Io lo dico, ragazzi, ci distrugge perché Starmi è fortissimo. Basta sto bollaraggio, bro. Difesa X, così, giusto perché ci stai massacrando. Bollaraggio. Ma dai, ma non è vero! Ma non è vero, bro! Non è vero, è impossibile. Vabbè, dai. Impossibile, bro, impossibile. Adesso tuo posto di merda non vende i revitalizzanti Pokéball. No, antidoto, sveglia, antiparalisi. Vabbè, compriamo delle pozioni intanto. 5, quanto costano? Ma incredibile, ma è un furto. Allora, io ce l'ho l'idea, ce l'ho, eh. Dai, sì. Fuori dal cazzo, Staryu, tuono shock. Starmi a livello 21, tosto, eh. Mica un attacco, ti one shot. Da bollaraggio incredibile, veramente. Brutto colpo, bollaraggio fa sempre brutto colpo. Visto l'acqua? Cosa? Ma dai, ma... Ma non è vero, bro. Non è vero. Si era fermato. Cioè, che cazzo stai dicendo? Bollaraggio, guardalo one shottato. Dai, ma è impossibile battere sto Pokémon di me. È un drago. Bollaraggio. Madonna del Dio. Sapete cosa si usa? Io ce l'ho, eh. Pietra lunare. Basta. È giunta l'ora. Nidoking. Benissimo. Lo facciamo. Ce l'ho. Pepita. Questo è lui. Usa tua nonna. Non è tua nonna che voglio fargli usare. Megapugno. Proprio lui. Sì. Minchia, Matteo sa usare Megapugno. Imparare Megapugno. Però lo darei a Nidoking. Non ho avuto neanche il tempo di capire che cazzo stavo facendo. A questo giro non possiamo perdere. Nidoking adesso gli fa un buco, eh. Gli fa un buco. Megapugno. Non gli ha fatto una minchia. Fallisce. Nidoking, fai schifo. A questo giro non possiamo perdere. E Gesù Cristo! Bollaraggio. One shottato. Pozione. Cioè, è fortissimo sto Starmi, ragazzi. Attacco rapido. Bollaraggio. Mica questo qua con sto bollaraggio, veramente, ragazzi. È un demone sto bollaraggio. Dai, no, sì. Mamma mia!
signori, fortissimo. Minchia, Matteo fortissimo. Con la medaglia cascata, tutti i Pokémon fino a livello 20, no, livello 30 ti obbediranno. Anche i Pokémon che acquisti. Quando li acquisti. Inoltre puoi usare taglio tutte le volte che vuoi. Grazie, ti do anche la mia MT. Ernesto riceve MT 11. Benissimo. Misty, finalmente ce la siamo levata dal cazzo. Adesso, cosa dobbiamo fare? E non so se è stata una buona idea fare evolvere Nidoking pensando che diventasse Gesù Cristo, ma va bene così. Gli insegneremo taglio perché non mi interessa più di tanto tenerlo in squadra, quindi... dove lo prendiamo taglio però? Cioè, adesso in questo momento la mia priorità è capire se posso prendere Eevee. Taglio potrebbe essere una priorità. Salve! Bill, guarda, ho dei Pokémon molto ma vai a fanculo, bro. Io pensavo che mi dassi in Eevee. Quindi, non so esattamente dove andare. Non so cosa fare. Non so nulla. In questo momento vuoto totale. Salve, Team Rocket, cerco di scavare la strada verso il male. Cosa ha detto? Vabbè, non mi ci interessa. Quei maledetti Rocket, guarda cosa hanno fatto qui. Hanno rubato una MT per insegnare ai Pokémon a scavare le fosse. Mi è costato una vera fortuna. Queste sono le impronte di uno Psyduck. Chiaro, ha sboccato un po' in giro. Ehi, fuori! Non ti è permesso stare qui. Chi sono io? Sono un semplice spettatore. Non mi credi? No, vabbè, ma c'è il poliziotto sotto, bro. Che gli devi dire? Colpo karate, mi one shot. Brutto colpo. Mamma mia, ma andiamo avanti a suon di brutti colpi. Incredibile il Matteo. Drowsy, chiamo fiammifero. È confuso. Così confuso. Non siamo nemmeno partiti. Non siamo un cazzo, sta succedendo. Dorme. Questo mi dà i ceffoni. Va bene. Questo dorme. Quello dà i ceffoni. Intanto si brucia le mani quando dà i ceffoni. Confusio. Sì, vabbè, dai. Non ha fatto una minchia. Non ha fatto un cazzo, non ha fatto. Ok, restituire l'MT che ho rubato. Bravo, recupera MT28. Meglio che mi sbrighi, ciao, addio. Quindi adesso se riparlo col tipo, io dico, quello che è perso. Così ho insegnato a Diglett a fare fosse senza MT. Che cazzo ti lamenti, bro? Cura, forse adesso possiamo prendere Diglett. Diglett è interessante. Di qua non posso andare perché non ho taglio. Ho un vuoto. Allora, qui non posso andare perché lui ha sete. Sono una guardia. Ho una sete incredibile, va bene. E lì c'è la pensione. Salve. Ciao, hai Nidoran? Vuoi scambiare con un... No, che sfortuna. Che Pokémon ci saranno qua? PJ. Ci interessa un cazzo, PJ. Fuori dalla minchia. Vediamo se la pensione ci danno qualcosa, ma ne dubito. Questa pensione è mia. Vuoi che... No, grazie. Torna più tardi, va bene, sarà fatto. Direi che possiamo andare qui. Un trip questo posto. Salve. C'è chi perde la roba in quella via sotterranea. Va bene, allora probabilmente se perdo il portafoglio ci tornerò. Cos'è questo posto? Ok, è quello di prima. No. Ci sono i fenicotteri. Cosa ha detto? Ah, ok, un pigliamosca. No, basta Weedle, bro, basta. Caterpie fuori dalla minchia. Ormai è palese, non ci ferma più nessuno. Missy è stato un osto duro. Bracere. Pigliamosche. Addio, scherzi. No, vediamo che Pokémon troviamo. Quelli lì stanno litigando. Tra i tre litiganti. Non ti ho mai visto in giro. Sei in gamba? Ha voglia, bro. Due medaglie. Ma tutti pigliamosche. Butterfree, bello Butterfree, però bel Pokémon. Disegnato bene, uno dei Pokémon disegnati bene. Non di sicuro come Macho. Ernesto ha battuto pigliamosche. Sei troppo in gamba, grazie. Gentilissimo, non dovevi. Allora, questi sono allenatori. Scusa, ma è una conversazione privata. Intanto Lotti. Va bene, ma non ci lo. Ratata. Bracer. Iperzan. Fosse stato il Matteo, Iperzan ha one shottato. Pikachu. È sempre bellissimo, comunque. Posso dirlo. Pikachu, fuori dal cazzo. Grr. Odio perdere. Ma non c'è l'audio. Tutto senza audio. Incredibile. Chi va là? Smetti di origliare. Ma chi va là cosa? Ma sono passato prima davanti. Questo è un Alan Junior. Squirtle, bro. Squirtle. Eo, si sa. Ma hanno tutti Squirtle. Datene uno anche a me. Quello battuto. Questi sono dottori. Questi li vedi già. Cioè, questi li vedi già. Dici a me? Bene, giochiamo. Non sei tu che sei venuta a rompere i coglioni, Allen Junior, femmina. PJ, tuo PJ sta per finire malissimo. Bruciato. Fuori dal cazzo. Sta per usare PJ. Fuori dal cazzo. Turbo. Da adesso in poi Fiammifero sbaglierà tutte le mosse. Mamma mia, fortissimo. Livello 24. Cerca di imparare Ira. Spiegami Ira a livello 24. Ma mettimi un fuoco pugno, una cosa decente. Cosa serve Ira? Cosa serve? Volevi parlarmi? No. Perché mi rompete tutti i coglioni. Pirov. Proviamo quest'Ira, dai. Usa Ira. Fiammifero fallì. Sembra giusto. Uno vuole provare Ira, ma l'attacco fallisce. Furia, bello Furia come attacco, Bello, piace. Due volte. Ciao, Ratic. Bellissimo, Ratic. Questo è tosto, Via, fuori dalla minchia. Anjun, non ho cominciato io. No? Secondo me sì. Oh, benissimo. Rimettiamo in sesto i tuoi Pokémon. Benissimo. Grazie. Il mio Pokémon avvelenato è svenuto mentre camminavo. No, bro. Un Pokémon domesticato è più forte di un Pokémon selvatico. Vallo a dire a Mewtwo. Hai visto al porto? Sì, l'ho visto. Non me frega. Un cazzo. Questo è un macio. Chop chop. Sta piantando per terra. Questo cosa? Questo è quello che costruisce la casa. Sono in questo
terremoto di terra costruisco un edificio. I miei Pokémon stanno spiantando la terra. Il Pokémon oro forse stava facendo stava facendo quello. Chi è questo? Pokémon Fan Club. Benvenuti tutti i fan dei Pokémon. Adesso possiamo andare nella grotta. Ah, ma qui non c'è. Scusa, ma qua? Ma qua non c'era. Non c'era Snorlax. Ah no, è nel percorso sotto. Allora, intanto, salve. Che sorpresa! Un tunnel fatto dai Diglett. Porta Smeraldopoli, va bene. Intanto vorrei catturare un Diglett, perché lo voglio nella squadra. È uno dei Pokémon di livello 20, fiammifero. Preso! Benissimo! Benissimo! Benissimo, Diglett vive in un metro sottoterra, dove si nutre di radici. Talvolta compare in superficie. Vuoi dare un nome a Diglett? Certo, sì. Lo chiameremo Merdina. Allora, adesso non so proprio dove devo andare, quindi sono proprio fuori dal mondo totalmente, perché basta! Adesso direi cerchiamo Taglio, che però in teoria non dovrebbe trovarsi sulla nave. Questa è una mia domanda. Ciao, hai Spiro? Puoi scambiarlo con un Farfetch? No. Questo è un Golden Seal. Bene. Questo è un Clefairy Pikachu. Bene. Salve, sono il presidente del... Ho più di 100 Pokémon. Sono molto pignolo in fatto di Pokémon. Bene. Vuoi sapere di più sui Pokémon? No. Torna quando ne... Sì, addio. Ciao. Salve, arrivederci. Pare che i Grimmie si riproduca nel liquame tossico. Molto male. Sono il guru pescatore. Adoro pescare. A te piace pescare? Ma certo. Grande, mi piace il tuo stile. Prendi questo. Amo vecchio. Benissimo. Sì, dai, dai, ciao. Devo andare sulle MN? Non ne ho idea. Sì, benvenuti sulla MN di Anna. Sì, mi scusi, hai il biglietto? Ma certo. Bene, si accomodi a bordo. Pronti? Sì, ma più grande io del... Salve. I passeggeri sono in tast... Cosa ha detto? Qualcuno tra i più annoiati potrebbe sfidare. Va bene, posso uscire? Ma di nuovo? Ma ci sono appena salito. Mettimi un timbro. Bonjour, je suis le camerier della nostra del nostro bateau. Sarò molto lieto di sopravvivere. Certo, addio. Quindi ragazzi, dopo questa lezione di francese, ci becchiamo nel prossimo video, nel prossimo episodio. Vi ringrazio di essere passati. Vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di commentare. Noi ci becchiamo nel prossimo video. Bella ragazzi.